Parliamo di teatro adesso, una delle mie grandi passioni, e del Teatro Verdi di Castel San Giovanni, che aprirà le sue porte alla nuova stagione proprio venerdì 26 ottobre 2018 con questo spettacolo intitolato Quartet. Abbiamo con noi un grande attore italiano, grande attore di teatro, cinema, fiction e poi anche grande doppiatore. Giuseppe Bambieri, benvenuto. Grazie, salve. Saluto a tutti. E allora, questa avventura del Teatro Verdi di Castel San Giovanni parte proprio con questo spettacolo, bene, una commedia ambientata in Italia, culla del bel canto. Sì, 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 ambientata in Italia, nella traduzione, però nasce ovviamente in America, lo scrittore è Harwood, molto bravo, da cui è stato fatto anche il film con la regia di Dustin Hoffman. Anni fa, qualche anno fa, e diciamo che dunque è una storia che riguarda quattro ex cantanti lirici, ormai vivono in questa casa di riposo dove ogni anno si festeggia il compleanno di Verdi con un concerto a cui partecipano tutti, e la proposta è di fare il quartetto del Rigoletto. E chiaramente si scatenano dei ricordi, dei rimpianti, momenti di tensione, momenti di grande, grande comicità e grande anche tenerezza. Irrompe tra questi tre una quarta persona, che poi si scopre essere mia moglie, stata mia moglie per pochissimo tempo. Lei rifiuta di cantare, alla fine poi si trova uno stratagemma e andranno tutte e quattro insieme a cantare il quartetto. Diciamo il mio personaggio è un po' bipolare, uno precisino, ragioniere, però poi ha delle esplosioni improvvise di follia. Diciamo poi c'è Cocchi Ponzoni, che ha un personaggio invece malato di sesso, che poi alla fine anche lì scopriamo che è soltanto parole, e lui nella vita ha amato sempre la moglie. Poi c'è, come succede nella vita reale a molte persone, eh? Succede. E poi c'è Ceci, che è Paola Quattrini, che ha un personaggio delizioso perché è una smemorella e comincia ad avere i vuoti di memoria, per cui potete immaginare le situazioni comiche che si possono creare. E poi c'è Erika Blank, che fa questo personaggio della grande, grande cantante lirica. Un messaggio importantissimo: l'arte e la voglia di vivere, perché deve esserci sempre, a qualunque età. Qual è l'emozione a salire sul palco, a interpretare sempre qualcun altro, che poi è sempre una magia, no? Una magia legata alla fantasia. È sempre una magia, è sempre un'emozione. Guai, quando sento attori che dicono ma io non provo niente, è sbagliato, cioè allora non sei un vero attore, non hai la stoffa del vero attore. Il vero attore deve emozionarsi, se no non ottieni niente, se non fremi tu non freme il pubblico, se non hai dei sentimenti tu che vibrano dentro non li fai vibrare neanche nel pubblico. È uno spettacolo diverso ogni sera, che si adatta e ti adatti anche istintivamente. Certe sere ci chiediamo come mai non ridono. Dipenderà da noi, da loro, anche il tipo di approccio che hanno, se fa freddo in sala, cioè ci sono mille componenti che rendono il teatro magico, come hai detto, cioè non sarà mai qualcosa di fisso, di codificato come cinema e televisione. Cosa rappresenta per te il teatro? Rappresenta molto, non dico tutto perché è importante nella vita anche avere una famiglia, l'amore, eccetera, è fondamentale, no? Perché anzi, proprio nel nostro caso, siamo dei nomadi e avere un punto fisso è sempre importante. Certo, ormai, giunto alla mia tenera età, posso dire di aver cavalcato veramente di tutto, dal drammatico al comico. Sono passato con tutti i registi possibili e immaginabili, anche i più importanti, da Ronconi, Strehler, De Firelli, Enriquez. Insomma, li ho passati tutti, ecco, ho avuto questa fortuna, e quindi anche chiaramente un'esperienza, no? che si accumula dentro di te e che ti serve poi in momenti di affrontare qualunque personaggio. È chiaro che hai più possibilità di usare anche il mestiere. Vi ricordo venerdì 26 ottobre alle ore 21 per questo spettacolo al Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Grazie per essere stato con noi. Grazie, un saluto a tutti. Il ritmo che piace, il ritmo di Piacenza e Radio Sound.